Con il presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ancora per parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un piano che a detta del presidente Ronchi è debole. Perché? Non si è capito che la transizione verde è il pilastro della ripresa resiliente. Il punto centrale della transizione verde è la neutralità climatica ed è il nuovo target del taglio delle emissioni del 55% entro il 2030. E per questo bisogna predisporre delle misure, cioè delle riforme. Qui siamo molto bassi. E per questa voce, cioè per l'azione climatica, azione climatica, deve essere destinato il 37% della spesa complessiva del piano di ripresa e resilienza. Il 37% corrisponde a 77,7 miliardi. Provate a trovarli nel piano italiano, è proprio un'impresa. Ce ne sono per tutta la missione transizione ecologica, quindi non solo per la parte climatica, ma per tutta la transizione ecologica, quindi per tutti gli obiettivi, compresa la transizione all'economia circolare, il suolo, le acque, eccetera, eccetera, 67 del piano. Però di questi 67, oltre 30 sono sostituzione con l'uso delle risorse del Next Generation Plan di progetti è scritto in essere che sono già finanziati facendo questa copertura utilizzando le risorse di Next Generation, si hanno meno risorse per nuovi progetti. Quasi si ha la sensazione che fossimo a corto di idee o di progetti e quindi abbiamo preferito No, che si è spostare voluto risparmiare sull'ambiente, questo o sia, anche. senza dare quella priorità che ha nel piano europeo la transizione verde, che è sottovalutata, perché poi se andate a declinare i temi, vedete che sulla parte climatica ho già detto, è ampiamente sottovalutata sia come riforme che come investimenti. La economia circolare, per dire un tema su cui c'è una certa enfasi anche nel piano, noi abbiamo 1,9 miliardi in 6 anni. Poi c'è un possibile rimando all'utilizzo dei fondi della transizione 4.0, ma lì si parla genericamente di compatibilità ambientale, cioè di finanziamenti come credito d'imposta alle imprese per tutta una serie di attività per una platea amplissima di imprese. E invece andrebbero almeno quelli, secondo i criteri europei, precisamente finalizzati alla transizione all'economia circolare, ma dicendo anche cosa significa, quali sono i progetti che vengono finanziati per l'economia circolare. E qui siamo molto distanti. Quindi la carenza sia di riforme che di investimenti è notevole nella parte transizione ecologica del piano italiano. Sì, l'altro giorno l'ingegner D'Aprile della Direzione Economia Circolare del Ministero ha tranquillizzato un po' su questo fronte dicendo sicuramente la fase di progettazione è accompagnata da una fase di grandi riforme, senza poi ovviamente specificare di quali riforme insomma stesse parlando. C'è bisogno sicuramente di una nuova governance per poter sfruttare questa importante occasione. Il presidente dell'Legambiente Ciafani ha parlato di un'impresa titanica, mastodontica, ma è un'impresa che dobbiamo a tutti i costi, insomma, compiere. Secondo lei, dall'alto della sua esperienza, ce la faremo? Ma insomma, se vogliamo farla, ce la facciamo. Il problema è che se non sai dove andare non ci arrivi mai. Questo è il punto. Sono d'accordo con l'Aprile che serve una consistente iniezione di riforme. Bisogna almeno individuare i titoli di queste riforme. Guardate che i progetti in Europa vengono vagliati secondo una scheda che è stata fornita. Se guardate lo schema di queste schede progettuali dei progetti che accedono al Recovery and Resilience Fund, vedete che c'è un livello di dettaglio e di indirizzo che non può essere eluso. Non è che gli potremo dire guardate le riforme le faremo dopo. E dobbiamo dire ora quello che vogliamo fare per poter accedere ai fondi, se no i fondi non arrivano e questa è la Certo. che ce la possiamo fare. Beh, sì, certo, bisogna impegnarsi in maniera adeguata.
Io proprio consiglierei, evitate troppe fantasie, perché se fai la ricognizione dei problemi dell'Italia, prima che facciamo l'elenco sono passati 6 anni da disposizione. Prendiamo i criteri europei e applichiamoli, traducendoli, usando quelli, prendiamo le schede dei progetti europei e applichiamole. E vedrete che la procedura è già, l'hanno già studiata, è già definita, perché poi se no dovrei andare a trattare sugli aggregati maxi, per ora siamo a un livello molto di poco definito, per arrivare poi a definire i progetti con un'altra fila che diventa molto lunga nei tempi e incerta negli esiti. Adesso non voglio parlare di tutti i 6 pilastri dell'impianto europeo e nemmeno delle 6 missioni del piano italiano, però certamente questa parte prioritaria centrale nel progetto europeo della transizione green, insomma, bisogna rimetterci mano in maniera sostanziale, sia per il volume delle risorse, sia per le riforme da mettere in campo. E speriamo vivamente che insomma questa fase di riforme ci sia e ci sia presto, è l'auspicio di tutti. Grazie Presidente Ronchi, sicuramente torneremo a parlare di questi temi, magari anche nel corso di un confronto a più voci, e del quale auspichiamo lei voglia far parte. Grazie ancora e buon lavoro. Arrivederci.